Cari telespettatori, buonasera. Questo è un numero della rubrica Ieri ed Oggi. Questa rubrica interroga personaggi della vita politica, non soltanto della vita politica, ma anche della vita culturale e sociale della nostra provincia, che dopo un fulgore, dopo essere stato al centro della ribalta, si sono emarginati, vivono ormai una serena, diciamo, vecchiaia, non fanno più politica, sono così, come dire, reclinati in riflessioni molto importanti, non solo per loro, ma anche per la comunità. Noi oggi ospitiamo il senatore Flammia. Il senatore Flammia del PD, il quale dopo un'esperienza a Palazzo Madama oggi trascorre le sue giornate tra amici, letture e tra interrogativi che si pone sul suo percorso politico. Allora noi vogliamo con lui fare, come dire, una passeggiata, così per ricordare un po' e per vedere anche che cosa, che giudizio gli dà della realtà presente. Lo facciamo in compagnia del regista Francesco Lunnite. E la prima domanda che facciamo al senatore Flammia è questa: quando è entrato in politica? Ma io sono entrato in politica in età molto giovane, nel 1960. Sostanzialmente facevo ancora il secondo o terzo liceo classico. Poi, soprattutto dopo il terremoto del 62, divenni un attivista molto vivace e anche piuttosto radicale nel Partito Comunista Italiano. In questo territorio il Partito Comunista non era molto radicato. Nel mio paese, ad esempio, non c'erano studenti e non c'erano professionisti. Il suo paese qual è? Grottaminarda. C'erano soltanto operai, contadini, braccianti, eccetera. Io ero quasi l'unico, insieme a qualche altro appena, studente, e durante la battaglia per la ricostruzione del terremoto del 21 agosto 62 io feci una bella esperienza politica e in questo fui molto aiutato, lo riconosco, sento il bisogno di riconoscerlo, dai militanti della sezione, i quali seguivano, davano consigli e rimproveravano anche, e devo dire che seguivano anche i miei studi, mi sollecitavano anche a studiare, a non perdere tempo, a laurearmi. Ecco, io ho ottimi ricordi di quei vecchi dirigenti politici che erano contadini, operai, eccetera. Ecco, come si esplicava il suo impegno politico in una realtà abbastanza piccola come quella di Grottaminarda? Intanto facevo comizi, assemblee nei quartieri, nelle campagne, perché questi sono paesi dove c'è molta gente nelle campagne, andavamo nelle contrade, facevamo comizi, quasi settimanalmente scrivevamo qualche volantino, manifesti, eccetera. In poche parole, sollecitavamo la partecipazione delle persone. Questa è una cosa che ricordo con grande piacere.
Ecco, la gente partecipava, partecipavano contadini, operai. Ora chi partecipa alla vita politica? Solo qualche professionista, magari con interessi carrieristici, ma diciamo il lavoratore vero non partecipa più. Si dice allora c'erano le ideologie, oggi non ci sono le ideologie, ma allora c'era, io dico, c'era un percorso, una visione della vita e tra le forze politiche c'era confronto, dialettica. E ricordiamoci sempre, lo diceva Hegel, la dialettica è l'anima della democrazia. Se non c'è dialettica, se non c'è confronto, la democrazia rischia. Senta, onorevole, una domanda molto semplice è questa. Come è scalato poi le posizioni in campo provinciale? Che incarichi ebbe? Io ho svolto, cioè, intanto entrai nel Comitato federale subito, presto, perché ho detto di studenti, professionisti ce n'erano pochi, per cui siccome io ero molto impegnato a Grottaminad nella lotta contro l'amministrazione monarchica, perché a Grottaminad c'era un'amministrazione monarchica che c'è stata fino a 70, quindi facevamo scioperi, occupazione della strada, eccetera, quindi entrai presto nel Comitato federale, poi entrai nel direttivo. Poi sono stato anche, dopo molti anni, sono stato anche segretario della Federazione del Partito Comunista Italiano. E divenni comunque consigliere regionale in età molto giovane, già nel 75 io divenni consigliere regionale, fino all'80. Poi non lo volli fare più perché rimasi un poco deluso. Io ero animato da ideale, eccetera, rimasi un poco deluso perché dal 75 all'80 il consiglio regionale, cioè la regione Campania, fu investita da un'infinità di elementi corruttivi. Era l'epoca di Cirillo, di Gaspare Russo, eccetera. E io rimasi così deluso per cui preferii tornare a scuola. Poi, alla fine degli anni 80, sono stato segretario anche della federazione. Come divenne senatore? Beh, io per la verità non ho mai aspirato a cariche pubbliche, ho detto già come consigliere regionale rinuncia io dopo 5 anni. Preferivo fare politica più nel partito così, a livello di territorio, di paese, eccetera. Ma poi nel 94 andai in pensione molto presto e fui candidato già nel 94 al Senato e non fui eletto per pochi voti. Io fui avversario di Zecchino, che tra l'altro è stato il mio compagno di scuola al liceo, e perdette le votazioni per 400 voti sostanzialmente. E, anzi, nella parte avellinese del collegio io superai anche Zecchino. Io fui sconfitto nel 94 nei comuni del Beneventano. Poi così mi dedicavo alla politica in maniera così per hobby. E nel 2001 fui candidato un'altra volta. Fui candidato, avversario diretto era Franza e ho vinto le elezioni, quindi fui eletto direttamente, non con i resti. E quindi ho fatto 5 anni. È stata un'esperienza anche quella un po' amara, nel senso che era il governo Berlusconi, ma non è tanto questo che mi amareggiò, perché mi resi conto che il Parlamento cominciava ad essere svuotato. Ne parleremo di questo. Senta, cosa provò la prima volta che mise piede a Palazzo Madama? Che No, sensazione ebbe? rimasi emozionato, ecco, lo devo dire, rimasi emozionato perché sostanzialmente, anche se io avevo già avuto esperienza appunto come consigliere regionale, mi erano passati molti anni, e rimasi emozionato perché mi trovai con persone che erano molto rinomate a Chi la livello. colpì di più? E mi colpì ad esempio Gavino Angius, che era il nostro capogruppo, mi colpì, ecco, Morando, che ora è sottosegretario, io ebbi un ottimo rapporto, tant'è vero che l'ho portata anche qui a fare una iniziativa, ma c'era comunque una buona classe dirigente, c'era una buona classe dirigente, per esempio anche tra gli avversari c'era Fisichella, che era del Movimento Sociale, Alleanza Nazionale. Però lui era vicepresidente dell'aula e quando presiedeva era una garanzia.
Nel senso che io quando ponevo delle questioni, perché io ero piuttosto attivo, irruente, era una garanzia. Ecco, per esempio, c'era Calderoli, il quale, mo, al di là di tutti i suoi atteggiamenti un poco folcloristici, però quando dirigeva l'aula del Senato era molto pratico, molto concreto. Parlo così degli avversari, perché, per esempio, ci stava Andreotti ancora. Andreotti al Senato era E che senatore a vita. impressione di E Andreotti mi Calderoli? fece una buona impressione, pure io non avendo una grande stima, però mi fece un'ottima impressione, perché veniva sempre, stavo lì, ascoltava e quando parlava, veramente ascoltava qualcosa di decente. Tanto è vero, cito un episodio che forse mi meraviglierà un poco, in un'occasione egli riprese Marcello Pera, che era presidente dell'Assemblea, e gli fece una bella lezione di storia. Ed io così istintivamente lo applaudì e tutta l'aula poi lo applaudì, per cui dopo dissi: ma che ho fatto? Io devo venire qui per applaudire Andreotti, per dire che in fondo, comunque c'era un Parlamento che ancora in qualche modo funzionava, anche se cominciava a manifestare elementi critici. Senta, secondo lei, quali sono le manchevolezze principali nell'andamento della vita del Senato? Beh, allo stato dei fatti, indubbiamente il bicameralismo perfetto non può reggere, perché c'è una tendenza oggi a legiferare attraverso i decreti. Se poi le due aule fanno perdere molto tempo, in qualche modo giustificano questo elemento della legiferazione, diciamo, tramite decreti, e questa non è una cosa positiva. Per cui, e poi d'altra parte c'era troppa burocrazia, ecco. Credo che c'è troppa burocrazia, per cui si lavorava nelle commissioni, però poi a un certo punto, quando si arrivava in aula, sostanzialmente tutto il lavoro fatto veniva vanificato, perché il governo magari chiedeva la fiducia e tutto veniva verificato. E anche negli uffici c'era troppa burocrazia. Ho capito. Senta un'altra cosa. L'attuale riforma del Senato la soddisfa? Al contrario, che ne pensa? Ma che debba essere superato il bicameralismo perfetto è un dato, credo, inconfutabile. Una cosa necessaria. Però la strada che si sta percorrendo non mi convince affatto. Io credo che stanno commettendo un errore simile a quello che hanno commesso con le province. Perché le province non sono state abolite. È stata abolita l'elezione dei consiglieri provinciali, ma sostanzialmente stanno ancora lì, nella sostanza. Il Senato, con un Senato di nominati e poi con una legge elettorale come quelle che stanno facendo, di parlamentari nominati, dà eccessivo potere personale a chi Al governa, al segretario segretario, a interno. chi governa, e questo non è un fatto positivo. In poche parole, un Senato, la legge che stanno facendo, non mi convince per niente, anche se sono convinto che bisogna andare al superamento del bicameralismo, ma bisogna trovare gli equilibri. Bisogna trovare gli equilibri per evitare, cioè, in fondo l'Italia è una repubblica parlamentare e deve rimanere parlamentare. Se la si vuole trasformare in repubblica presidenziale, lo si dica apertamente, chiaramente. Io non sono d'accordo, però almeno lo si dica apertamente, non si ricorra a questo sistema attraverso i sotterfugi. Senta, onorevole, volevo chiedere a quale provvedimento si sente più legato in tutta la sua carriera? Bah, io ho fatto, diciamo, quando ero consigliere regionale, un provvedimento che modificò in una parte della legge del terremoto del 62, e questo è una cosa di cui sono orgoglioso. Poi allora, pur essendo l'opposizione, feci una legge, propose una legge che venne approvata sullo sport,
sullo sport. Io ero un appassionato di questo ramo e sullo sport, diciamo, non professionale. Ora, come senatore, mi sono occupato soprattutto di agricoltura. Mi sono occupato di agricoltura, ma ho partecipato a tante altre cose perché. E in agricoltura, per esempio, io feci la mia battaglia contro gli OGM, per esempio, per intendermi, per intenderci. Feci la battaglia per la valorizzazione dei nostri prodotti, per esempio per quanto riguarda la nostra terra, di questa è una cosa di cui sono orgoglioso, io ho fatto tutto quello che c'è da fare perché ci fosse il DOP per l'olio d'arachide. Ricordo che mi impegnai al massimo, allora era ministro Alemanno, con il quale avevo scontri durissimi in commissione, però devo dire che quando io gli presentai la pratica, la analizzò e la fece approvare, poi fu mandata direttamente al Parlamento europeo. Per esempio, questa è una cosa di cui sono orgoglioso. Ecco, la valorizzazione dei nostri prodotti. E poi io allora ho portato tre commissioni parlamentari in provincia di Avellino. Tre commissioni parlamentari perché ritenevo che bisogna, perché la provincia di Avellino stava cominciando a perdere quel ruolo che aveva avuto negli anni 70, 60, 70. Ed io, consapevole di questo fatto, portai tre commissioni parlamentari, una sulla, quella dell'agricoltura, un'altra sull'ambiente e quella sull'industria. Quello sull'industria. E credo di aver fatto parecchio in questo campo. E, per esempio, per quanto riguarda anche la legge sulla forestazione, io diedi il mio contributo, cioè in poche parole, nel campo dell'agricoltura io mi impegnai molto. Senti, e qual è il provvedimento al quale teneva di più e non è riuscito a realizzare? vabbè, ce ne sono parecchi. Per esempio, nel campo della scuola, mi dedicai anche un po' alla scuola perché io professionalmente ho fatto il professore, insegnante di lettere. Mi interessava molto, per esempio, garantire, ecco, agli studenti di iscriversi all'università che volevano senza questo metodo che oggi è del blocco, del numero limitato, eccetera, eccetera. Io dicevo allora, ma facciamoli iscrivere, se poi questo al primo anno non vanno bene. Va bene, sì, possiamo anche obbligare a ritirarsi, ma fare l'iscrizione, per esempio in medicina oppure in architettura, con questo metodo, con i quiz e attraverso le raccomandazioni, parliamo chiaro, non è, ecco, qui mi impegnai molto, però non ottenni sostanzialmente nessun risultato e quindi è rimasto, questo è un ricordo non piacevole che tengo. Ecco, ma in sintesi, che bilancio trae da tutta la sua esperienza parlamentare? Beh, il bilancio è abbastanza positivo perché intanto mi è servito perché mi ha fatto fare una bella esperienza e è servito anche a formarmi. E mi ha fatto capire che molto di più, già lo sapevo, però una cosa è saperlo a livello teorico o attraverso gli studi, una cosa è a livello pratico. Mi ha fatto capire l'attività parlamentare che il confronto, caro direttore, la dialettica è una cosa fondamentale per la democrazia. Io nelle commissioni mi confrontavo sempre con gli avversari ed era un elemento di ricchezza. Anche se lo scontro era duro, comunque apprendevi sempre qualcosa. E in poche parole, quelli che tu ritenevi la verità, ti accorgevi a un certo punto che poteva essere anche integrata. E quindi l'esperienza più bella e formativa è stata il confronto, la dialettica. Ho capito. Senta, è iscritto adesso No, oggi ora a qualche partito? non sono più iscritto perché sono, lo dico con amarezza e anche con un po' di dolore, io dovrei essere del PD, ma non sono iscritto perché non mi convince. Intanto, sostanzialmente come partito non esiste più.
è diventato un'aggregazione personalistica. In poche parole, decidono solo gli eletti, i sindaci, gli assessori, i ministri, ma la gente, i cittadini, la popolazione non partecipa più. E non è un caso questo distacco delle persone dalla politica e anche dal voto. Ricordiamoci, lo voglio ricordare, approfitto dell'occasione per ricordare, ricordiamoci che l'astensionismo è un elemento pericoloso per la democrazia. E chi fa politica il problema dovrebbe porselo. Dovrebbe porselo perché la partecipazione è l'anima della democrazia, così come la dialettica e il confronto sono l'ossigeno della democrazia. Se non c'è partecipazione, non c'è dialettica, non c'è confronto, la democrazia è in pericolo. Non si può vivere la giornata. Bisogna avere un percorso, una bussola. Oggi si parla tanto contro le ideologie. Sì, può darsi che le vecchie ideologie siano in parte superate, però bisogna avere una visione del mondo, bisogna avere una visione della vita. Non si può vivere alla giornata, non si può vivere sul contingente e la politica di oggi è questa e anche il PD è questo. D'altra parte poi la sinistra estrema è rimasta, Ne parliamo. va bene. Senti, che ne pensa di Renzi? È una persona indubbiamente intelligente, in gamba, ma è spregiudicato. È spregiudicato in maniera troppo spregiudicato. Non si può fare il dirigente del partito e il capo del governo stando ogni giorno in televisione a fare propaganda, a fare pubblicità. Io mi domando, ma quando studia? Quando sta a tavolino a studiarsi un problema? Sì, ci sono persone a sua disposizione che studiano, però non si può fare politica soltanto così in maniera eccessivamente personale. E poi, anche qui, bisogna confrontarsi. Confrontarsi all'interno del partito e confrontarsi con gli avversari. E per esempio, una legge costituzionale non la si può approvare con voti di fiducia e a forza di maggioranze risicate. La modifica della Costituzione bisogna farla attraverso un confronto diretto anche con gli avversari, anche con l'opposizione. E bisogna cercare in tutti i modi il confronto, altrimenti non si va bene. E Renzi, da questo punto di vista, non mi convince affatto. Senta, si sente un po' rottamato. Sì, mi sento un po' rottamato, anche se per la verità io, ma rottamato nel senso che la mia idea politica non viene più apprezzata. Le idee politiche di persone come noi, quelle di un tempo, non viene più apprezzata. Anzi, veniamo considerate dei conservatori, veniamo considerate dei nostalgici. Mentre oggi bisogna rinnovarsi, ma l'innovazione è importante. Io sono stato un rivoluzionario, figurati se non penso all'innovazione, solo per l'innovazione. Ma l'innovazione deve essere vera, non deve essere falsa, e deve basarsi anche sulla storia, deve basarsi anche sui ricordi. Il passato non bisogna calpestarlo. Bisogna prendere il meglio del passato per costruire il Ho futuro. capito. Non c'è futuro senza la storia. Io sono stato anche professore di storia e quindi queste cose credo di saperle anche dal punto di vista professionale. Bene. Sento, onorevole, ci avviamo alla conclusione. Secondo lei ci sarà mai in Italia l'unità delle sinistre? Temo di no. Temo E perché? di no perché purtroppo intanto la sinistra è in difficoltà un poco in tutto il mondo. Tant'è vero che stanno sorgendo movimenti un poco strambi, alcuni di sinistra, altri un poco populisti, in Italia Grillo, in Spagna Podemos, in Grecia Syriza e compagnia, che già sono
una cosa importante. Però la sinistra tradizionale è rimasta un poco ancorata e non ha saputo capire la realtà nuova. E oggi, per esempio, il mondo è nelle mani del mercato, nelle mani dei gruppi finanziari, nelle mani dei banchieri, nelle mani c'è dei manager, primi si chiamano conte, marchese, duca, e ora sono manager, banchieri, finanzieri e compagnie. Stiamo tornando a una sorta di feudalesimo. È possibile che la sinistra non abbia saputo fino a questo momento indicare un percorso, una visione della vita? E non si può rimanere ancorati al secolo scorso. Io non rinnego niente, ma bisogna capire che il mondo sta cambiando e che bisogna costruire una visione della vita diversa in questa realtà, in questo mondo. E una sinistra di questo tipo io non la vedo ancora, soprattutto in Italia. E questo mi addolora, mi fa stare male. Io vorrei che si creasse una sinistra, perché gli spazi ci sono, perché le esigenze ci sono. Il bisogno di avere una sinistra con una visione della vita, del mondo chiara, capace di mobilitare, c'è. Ma intanto oggi, dove sta un partito capace di far partecipare la gente? Dove sta un partito capace di coinvolgere, di formare, così come era una volta? Invece questo è un patto negativo. Io temo purtroppo che non ci sarà, almeno a breve tempo. Mi Ok. auguro di sbagliare per Ok. quanto riguarda questo aspetto. Sento l'ultima domanda. Rimpianti, rimorsi, delusioni. O la vita politica ha riempito praticamente la sua vita di speranze. No, io dico con sincerità, sono contento della mia attività politica. Intanto sono stato sempre libero di mente, non mi sono lasciato mai condizionare, pur essendo io nel Partito Comunista, allora è un partito molto anche abbastanza rigido, però ecco quello che dico spesso con gli amici, sì, c'era il centralismo democratico. E quindi alla fine bisognava in qualche modo seguire la strategia, la linea. Però c'erano dibattiti, confronti. Spesso discutevamo settimane su un argomento. Per esempio c'era la caduta di qualche percentuale nel voto. E lì discutevamo per una settimana, ci confrontavamo. Oggi non si discute più. Sono stato libero, non mi sono mai lasciato condizionare, nel senso che anche lì svolgevo una funzione piuttosto dialettica, spesso anche irruente, riconosco, però sono soddisfatto, ecco, non ho rimpianti. Le delusioni sono arrivate alla fine, dopo, quando la vita politica sostanzialmente è morta e si vive alla giornata, è così. Bene, chiudiamo qui la conversazione con il senatore Flamia, lo ringrazio per questa Grazie a voi. intervista a cuore aperto, senza reticenza, molto sincera. Non le auguro di ritornare di nuovo in politica per una semplice ragione, perché ogni Sì, stagione ha il suo sono tempo, tempo, giusto, è giusto. così, insomma. Grazie a voi. Ringrazio il regista Francesco Lunghi per la collaborazione. Grazie a tutti e buonasera.